Professor De Luna, si dice che dopo la prima guerra mondiale niente sarà più come prima. È un modo di dire o davvero è così? È una realtà, nel senso che lì finisce l'Ottocento e comincia il Novecento, quindi finisce un Ottocento con un secolo molto lungo che si protrae fino al 1914 e comincia il Novecento che invece è un secolo molto breve perché va dal 1914 al 1989 più o meno. Perché? Perché questa svolta, questo discrimine, questa rottura? Perché lì nasce un mondo totalmente novecentesco segnato. Quella guerra è stata la prima guerra di massa, furono schierati 21 milioni di uomini tra i due schieramenti, non c'era mai stato niente di simile in tutta la storia dell'umanità precedente. Tanto per darle un'idea, nella battaglia della Somme morirono 1 milione di persone. Nella battaglia di Sedan, che è quella più sanguinosa dell'Ottocento, morirono 29.000 persone. Quindi, cioè, sono cifre che testimoniano proprio questa dimensione all'interno della quale la guerra è di massa, la morte è di massa, ma perché? Perché di massa stava diventando la produzione, di massa erano i consumi, di massa era la partecipazione politica, di massa, cioè nascono lì le coordinate del Novecento che nella guerra hanno la dimensione mortifera, la dimensione, diciamo, del sangue, delle trincee, ma che però anticipano già totalmente il Novecento con quello che è stato poi il secolo degli eccessi, perché queste cifre così straripanti sono la sigla del Novecento, perché il Novecento 30 milioni di morti nella Seconda Guerra Mondiale, la Shoah, la bomba atomica, cioè tutta una dimensione eccessiva dell'uso della violenza che nella Prima Guerra Mondiale trova la sua incubazione.